Ce ne andiamo conto? Cos'è sta? Sta patina? Questa Coca-Cola era imbevibile. Bentornati in questo nuovo video qui a Talox. Oggi finalmente siamo per fare una cosa un po' particolare. Sì, nel video avrò i capelli più lunghi perché questa intro la sto registrando dopo che l'avevo cancellata. Comunque sia, regà, oggi siamo qui perché andremo a provare il peggior McDonald's di Roma. Se questo video raggiunge 4000 mi piace, andremo a provare il peggior Burger King. E fatemi sapere qui sotto in un commento qual è il vostro panino del Mac preferito. Il mio è il Crispy McBacon. Comunque, tornando a noi, come potete vedere qui accanto a me, raga, siamo sul profilo di questo Mac che sì, non ha le migliori recensioni, devo ammettere, anzi ne ha solo 4 eccellenti e 22 pessime. Andiamoci a leggere le recensioni peggiori. Attenzione scarsa, sono andato ieri sera verso le 22 affamato, le patatine erano praticamente bianche e durante la preparazione del panino sono diventate fredde. Risultato, non le ho mangiate, inutile rimanere aperti se la qualità non è la stessa tutte le ore. Quindi regà, già si stanno a lamentare. I cassieri sono molto gentili, perdono molto tempo, soprattutto con le persone grandi che non sanno cosa scegliere. Pessima preparazione ordine online, pessima preparazione con un ordine globo, nuggets arrivate sparse nella busta, Coca-Cola completamente andata, frutta mancante, donuts mancante, insalata senza grissini. Vabbè, ma tu ti prendi l'insalata, figlio mio, che pretendi? Personale svogliato con la sensazione di essere lì per passare tempo, tempi di attesa troppo lunghi, la Coca-Cola con solo sciroppo, mai più. Colazioni da incubo. Regà, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a provare sto Mac. Intanto, lasciate un pollicione. Ok, ragazzi, ci siamo, abbiamo preso Crispy McBacon, patatine e nuggets. La bellezza del Crispy McBacon è unica. Com'è? Sarà che un po' che non ci vado il Mac? No, molto più di carne rispetto all'ultima volta. Fammi provare il bacon. Gommino. Gomma. Testa del panino. Cambia qualcosa, dici? Il pane è mollissimo, tipo. Io non sento la salsa. Di solito sento molto di più la salsa. Guardate, raga, come l'hanno messa. Ma che è? Cioè, ce ne rendiamo conto? Di come hanno messo la salsa, la tocca a spalmarla noi. A proposito del personale, regà, prima c'erano tipo due file unite e c'era uno che faceva parte di un'altra fila che doveva andare a finire dietro a me. Vero. Il personale mi ha fatto passare avanti quell'altro. Vabbè, doveva prendere in gelato, diciamolo. Però era il mio turno. Ma poi comunque sai cosa ho notato? Che non ci sta nemmeno la macchinetta quella per gli ordini touch. Cioè entrambi. Come nel 2002, tipo. Nel 2020. Ancora non c'hanno le macchinette per ordinare al centro di Roma. Poi io ho preso anche sto cheeseburger per provare. Testeremo tutto. Adesso facciamo il test della Coca-Cola. Test della cochina. Com'è? Acqua, no? Acqua zuccherata sembra. Non sì. È la solita Coca-Cola. Vabbè, è tipico del Mac l'acqua zuccherata, però. Vediamo, ci hanno messo il ghiaccio. Ma tu hai preso anche le chicken? Sì, proviamo pure quelle. Bravo. Però cazzo, la salsa del crisp è troppo buona, raga. Ma non è come le altre questa? La salsa di Crispy è la migliore salsa di un panino del Mac. No. Che è? Ecco fatto. Come risolvere? Alla vostra, raga. Proviamo sto cheeseburger. Che tra l'altro io prima alla cassiera sono andato e gli faccio: ce l'hai quello cheeseburger con i jalapeno? Perché io vado sempre al Burger King vicino a casa mia. E lei mi ha detto: no, non ce l'ho. Allora io le faccio: ah, ce l'hanno solo al Burger King. E lei che mi fa? Burigno. Quindi anche chi lavora al Mac sente la competizione col burger. Classico cetriolino. Ok. Ma che cazzo? Cos'è sta? Sta patina? Vabbè, sarà il formaggio, credo. Non prosegue tutto, secondo i piani, secondo me. No. Testa del Chicken McNuggets. Intingiamo per bene la goduria. Ma che bontà. Io il cheeseburger l'ho finito. Le patatine e che gli olio fritto vanno giù con piacere. Allora, il McNuggets, vabbè, se non ci metti la salsa non sale niente. Però il sapore non è male. Iniziamo a dare dei voti. Ok. Panino 7. Tu dal panino 7. Io te l'ho detto. Ho sentito molto più la carne dei soliti crispy. Io ovviamente do il voto in base al Mac. Ovvio che un panino normale
sarebbe stato molto più buono. Quelli del Mac sono tipo radioattivi. Però comunque 7,5. Io per la salsa do un bel 7, perché me l'hanno messa in un modo incredibile. Patatine fredde dopo 2 minuti, però tipo patatine fredde, fredde subito. Però vanno giù come al solito. Quindi, vabbè, normali sei. Il crisp è più buono del solito, te l'ho detto, patatine normali. La coca mi sembra un pochino più strana. Coca 5 proprio. Cioè questa Coca-Cola era imbevibile. Location, location 4, raga. Non è molto pulita. No. Vabbè, è grande e bello. No, per essere grande è grande. Però ma il fatto che non ci siano così tacci, devi fare ancora la fila. Ci abbiamo fatto 10 minuti di fila, se non 15. E più la cassiera si è appunto incazzata. Infine, Chicken and McNuggets 6 nella media. Grande di particolare. Ecco, non ci hanno messo neanche i fazzoletti sul vassoio. Non ci hanno messo i fazzoletti. Quindi servizio 3. Cheeseburger, te l'ho detto subito e ve l'ho detto subito anche voi. Cioè, schifo, ma anche proprio cioè, fa sempre schifo il cheeseburger. Ma volete mettere il cheeseburger del Mac con il cheeseburger del Burger King? Sono due cose completamente diverse. Quindi, raga, questa esperienza al Mac non è stata delle migliori. Fatemi sapere voi qui sotto cosa ne pensate in un commento. Fatemi sapere se volete che provi il peggior Burger King qui sotto nei commenti. Come sempre, qui dal buon Talox è tutto. Team Talox, Team Different. Grazie mille per aver visto il video. Bella.